tornado warning for South Carolina. Allora ragazzi, siamo a Charleston in South Carolina. Oggi avrei dovuto portarvi in giro a assaggiare un po' la cucina della South Carolina. Vi ho già segnato dei posti interessanti, qui si mangia anche ostriche eccetera eccetera, perché siamo vicino alla costa. C'è un problema, c'è un uragano in arrivo, si chiama Debbie e arriverà tra pochissimo, per cui oggi in realtà ci hanno sconsigliato di uscire nel pomeriggio perché la città si allagherà sicuramente. Ci hanno chiesto con che macchina eravamo qui, se un SUV, in modo che fosse un po' alto. Non sappiamo cosa succederà, ci stanno arrivando le allerte, quelle sul telefono, i messaggi. Andiamo a fare una spesa perché probabilmente oggi saremo chiusi in camera tutto il giorno, quindi andiamo a prendere qualcosa da mangiare e si mangia in casa. E vediamo cosa succede oggi. Allora, siamo da Food Lion, che è un supermercato, una catena di supermercati. Ora compriamo un po' di cosine. Allora, andiamo subito nel reparto surgelati, perché secondo me qua c'è bisogno di qualcosa di consistente. Chicken Alfredo, shrimp linguini, shrimp stir fry, meatball rigatoni. Allora, ieri abbiamo preso già l'occorrente per fare dei sandwich, però oggi voglio prendere una cosa che mi sta gasando di brutto qui, che sono i Lunchables, che sono questi, tipo, non so, da noi come si chiamano? Che sono, no? Questi, Bologna and Amere, vedi, hanno tutte le robe diverse, mozzarella e peperoni, bello. Adesso qualcosa di questi comunque lo prendiamo, eh. Lui è buono però, lui ha il salame Hillshire Italian dry salame wine infused. No, wine infused non mi gasa. Io prenderei questo e proverei a dare fiducia a lui magari. Ham and American. Wow, ma questi che belli. Allora ho optato per questo che ha dei nuggets, chocolate cream cookies e il ketchup. Ma questi che belli. Questo è tutto il tacchino. Però l'ho già preso, eh. L'ho già preso tutto per fare i panini e abbiamo già tutto. I sandwich ci vuole sempre, ricordatelo. Dalla frutta. Una bella macedonia. Allora, aspetta, prima di tutto bisogna prendere un bel un immunity o un boost. Ginger pineapple, questo per la digestione anche. E poi mi gasava, provare questo. Agua de kefir, Cultured Tonic of Mexico. Bello, preso. Ah, la frutta, siamo venuti qua per quella. Cosa prendiamo? L'uva, dov'è? E fragola ancora? Verdura, non mi sembra il caso. Abbiamo già preso la frutta di salutare adesso. Allora, cosa possiamo fare? Ah, potevamo andare a vedere anche lì alla zona deli, dove c'è del cibo. Diamo una torta per 20 persone. Formaggio, feta, coso, maccheroni, l'abbiamo già preso l'altra volta. Qua c'è del pollo. Sì, ho visto. Qui c'è del Giovanni Rana, se vuoi. C'è l'Alfredo Sauce di Giovanni Rana. Prendiamo l'Alfredo Sauce. Guarda i nuggets già pronti, che belli. Cioè, tu arrivi qua, prendi la busta e vai. Madonna, ma è eccezionale. Con la ranch o la blue cheese, mamma mia. O la marinara sauce. Questa te la ricordi, questa è tanta roba, Allora, qua c'è pasta, vediamo. Pasta. Mac and cheese alla Guinness? Ah, no. Original mac and cheese. Guinness ha fatto il mac and cheese. Prendiamo un bel sugo, l'Alfredo sauce, garlic Alfredo style. Questo è il mio purè liofilizzato preferito, Idahoan, dall'Idaho. Dura la scelta oggi, Secondo me i surgelati possono salvarci la vita, zuppe non mi sembra il caso, anche se in effetti la zuppa da non era male, da uragano. Biscotti che ieri abbiamo preso dei biscotti che non è che mi hanno proprio entusiasmato, no? Cosa si può prendere? I sausalito sono buoni, Ora non c'è niente di sconvolgente, no? C'è qualche gusto bello? Ma sono i teen. Tiramisù? Belli! Dai, prendiamoli. Anche qua, tutti questi snackini a me fanno impazzire. C'è di buono qua? Non ve li ho mai fatti vedere. Raga, questi sono la vita, ve lo giuro. Sono la vita. Ma guarda che roba anche. Ci sono gusto Buffalo Wings e anche questi Groove's Gold Cheddar. Ci vorrebbero al gusto pizza. A me quelle robe qua al gusto pizza, tipo, mi mandano fuori dall'anima. Non ci sono pizza, qualcosa gusto pizza. Parmesan, extra crunchy, bacon. Tipo questi, original, chips, original, sour cream, cheddar, ranch. Eccoli. Pizza crisp, tomato basil, Sonoma. Presi. Però forse di questi c'è la versione... Sì, c'è il family size. Eccoli qua. Wow. Qua sono tutti i crackerini. Ah, cheddar cheese. Certo che è un bel pimento cheese and sausage come ieri. Mamma che buono.
Poi. Oh, patatine. Patatine ci vuole qualcosa di spinto, eh? Sti belli. Allora, questi sono la vita. Puzzano di morte, ma ti giuro sono buonissimi. Sono queste Lay's Wavy al gusto Funyuns, mi gasano. Cosa prendiamo? La scelta è andata sui Doritos Dynamita Sticks. Mai provati? Gusto? Chili limone. Fantastico. Ah, prendiamo una salsina, eh? Allora, se dobbiamo dippare, sai che l'unica scelta, raga, la salsa cheddar della Fritos è una roba incredibile. Anche se c'è quella piccante, che qui non c'è, che è ancora più buona. Questa è la mild, va bene. Oh, ma il grande tema bibite non l'abbiamo ancora fatto. Eccoci qua, perché l'altra volta abbiamo fatto il grande errore della... Mamma, quanto facesco, come si chiamava? Tahitian. Ma... lo sapevo, c***o! Una roba indegna. Sto giro, vediamo, eh. Lasciamoci ispirare sempre dal... No. Sai che io quasi quasi andrei su una Crush. Ti piace, eh? Crush Peach o Pineapple? Proviamo Pineapple. Crush Pineapple, ragazzi. E la vita ci sorride. Certo che potevamo anche provare la Liquid Death, tipo, a dei gusti improbabili. Dov'è? Ah, non c'è, non è qua. Adesso, che ne non l'abbiamo mai presi, però, eh? Allora, assaggio questa Liquid Death, che è Buried Alive. Un gioco di parole sempre incredibile. Quindi sarà il gusto, non so, tipo mirtillo, una roba del genere, lampone. Sta prendendo il panico intanto, vedo la gente... C'è un botto di gente, sono tutti agitati. Il panico sta iniziando ad arrivare. Cereali. Cereali non li prendiamo perché tanto poi non è che siamo qua a 6 giorni, cioè dobbiamo fare un giorno. Oh! Mamma mia che belli, stupendi. Oh! Cheerios Peach Mango. Vi odio. Banana Bread, Boston Cream, Snickerdoodle. Allora qua, deodoranti, vitamine, ci abbiamo tutto. Pane ce l'abbiamo, peanut butter jelly, siamo a posto. È il momento delle decisioni importanti. Perché non ci sta nel nostro forno? Io volevo questa. Ma che pizze, dai. Qui c'è sempre la roba da colazione. È sempre così, eh? C'è sempre un reparto dedicato alle cose della colazione che... Niente raga, io sono sempre dopo indeciso, per cui ci vediamo dopo a casa direttamente. Perché sennò qua stiamo qua un'ora. Ce la faccio. Ce la faccio. Later that same evening. Non è vero, sono ancora qua. Perché la cholula, che è una delle mie salse preferite, ha fatto i piatti smoked chipotle chicken. Mamma mia che bello. Guarda questo salsa verde chicken, che bello. Mamma mia. Bellissimo. Bellissimo. Però ho voglia di pure. Ho voglia di pure. Quindi cerchiamo pure. Pure. Quello bello, eh. Quello bello. Quello proprio da uomo. Quello proprio da classico americano. Mashed potatoes topped with cheese and cured bacon and charbroiled chopped beef with sauce. Mi ha convinto dal tono. Chicken cordon bleu? Ah, bello quello, eh. Ma io vorrei proprio un coso enorme. Quello è bello, eh. Ma anche qualcosa al sugo, non so. No, qua è lean, quindi no. C'è tipo eccolo quello lì, tipo spaghetti e meatballs, questo, ravioli. Ma è un po' piccolo, cioè non c'è, cerchiamone una più grande. C'è tipo un family size, non c'è. Io prenderei quello, mi sa, eh. Trovato il family size. Mamma mia, polpette. Le polpette spingono, eh. Le polpette spingono. Anche la lasagna non è male. Però non è male lui, eh. Però Rouse, secondo me, mi spinge sulla quality. Ah, però è piccolo, eh. C'è questa meat lasagna, un po' family, volendo. Ricotta, romano cheese, top mozzarella. Rouse è bello, eh. Io prenderei le cose. Oggi si mangia proprio italiano, perché abbiamo quella voglia lì di... ma questo è bello, eh. Sono indeciso. Teniamo le polpette, andiamo di chicken alfredo. Mi spiace perché Rouse proprio mi ispirava, però niente. Però serviva un contorno. Un po' di mashed potatoes. Gelato e siamo a posto, secondo me. Gelatino ci vuole per... Fatboy, il nostro caro amico Fatboy, qui ai coni gelato. Ma anche un'altra cosa che vediamo se c'è. Anacardi e caramello. Voi siete matti. Voi siete fuori di testa come dei meloni. Bah. Oh mio Dio, chi l'ha in pai? Dicevo, ci vorrebbe una cosa un po' fresca, tipo... Io volevo i gelati, quelli messicani, e non ci sono. Ci sono solo al cocco, ma schifo. Vediamo che è tardi, penso anche. Qui era tutta la zona dell'acqua sparita, io ve lo dico. Non si scherza con gli uragani.
Ma le pizze? La deep dish, se ci vuole. Cioè la supreme deep dish pizza, devo prenderla. Ma più ho preso 200. Ma va presa, questa va presa, questa va presa. Potrei abbandonare questo se vuoi, dai. È stato bello, la metto qua, ciao. Raga, mi è scattata l'istinto di sopravvivenza. Ho preso dei nuggets con la blue cheese e una limonata. Totale $90, ora andiamo che sta iniziando a piovere. Allora, sono le 13 qui e la situazione è diventata questa. Allora, piove di traverso, vi giuro che dalla finestra non riuscite a capire la quantità di acqua che sta scendendo. Guarda le macchine! Così si vede già quanto sta piovendo, mamma mia. Allora, mi è venuta fame nel frattempo, quindi mentre qui la situazione ormai è così, siamo bloccati, andiamo a cucinare qualcosa, dai. Menù di mezzogiorno prevede Red Barons, il barone rosso, deep dish pizza, supreme pizza con sausage pepperoni, green and red peppers in Italia. Sono delle mini pizze. Che bella! 2 minuti e 30 dai 3 minuti. Non so come si usa questo coso. Ma come faccio a... Ok. Popcorn. Ah, non funziona, cazzo. Io vorrei usare di Tilco, ma come si fa? Non so. Allora, le pizze sono pronte. Si sono diventate un po' croccanti. Sì. So che devono andare un po' di più, ma sono andate 20 minuti. Allora, mentre mangiamo la pizza, metto già su la pasta. Tararadam. Cuocere al massimo per 10 minuti. Chiudo. Tanto, pizzetta. Allora, sto giro da bere. Abbiamo preso una crush alla pineapple. Che dopo l'esperienza della Tahitian, la volevo ripetere. Questa è, come gialla, bestia. Dovrebbe essere una Fanta tipo alla all'ananas. No, sì, dai. Pensavo sapesse meno di ananas. Non è male, un po' poco gasata. Il colore, però, pazzesco. Ma vediamo noi le nostre deep dish. Ma qui tutto il peperone è qua, ma dai, che fake. Già vedi, c'è proprio lo spessore. Allora, non bellissima, devo dire, ma neanche bruttissima. Ah, il problema è che il suono microbe, chi si scalda, il fuoco diventa duro come un sasso. A parte la crosta qui è già indurito. Però sa di Big Americans, mi piace. Però la volevo più formaggiosa. Volevo lo strato di mozzarella sotto, proprio tipo deep dish. Invece no, c'è il pomodoro sotto, sì, poi è bella condita con i peperoni, eccetera, eccetera, ma... mi manca lo strato sotto mozzarelloso. Perché me la chiami deep dish allora se non è una deep dish? Red Barons. Me l'aspettavo peggio. Invece a sapore, soprattutto pomodoro, non è nemmeno male. Mentre finiamo le nostre pizzette, attendiamo la nostra chicken alfredo. La chicken alfredo? Allora, volevo fare, visto che manca ancora qualche minuto, uno spuntino. Che belle! Delle stick giganti. Zesty lime and a spicy sour kick. Wow, sono acidissime. Sanno un botto di lime e di spezie piccanti. Sai che sta forma non era male? Un incrocio tra una stick e una patatina fritta. Un botto di lime, ti giuro. Ho un'idea per la merenda, ma te la dico dopo. Già scongelato tutto. Forno. Richiudiamo. 4 minuti. Ma questa è bella, eh. Maccheroncino. Il pollo. Ma come cremosa. Comunque tempi, sto giro, perfetti, eh. Cioè la pizza non ci ho messo di più. Buona! Va solo fatta la fedele un po', se no si muore qua. Aspettiamo un paio di minuti. Allora, adesso che ha una temperatura un po' più gestibile, assaggiamo questi maccheroncini chicken alfredo. Questa è buona. Mamma mia. Sembra una pasta al forno con la besciamella. Posso dire l'unico difetto, no? Secondo me, è il pollo che è tipo lesso, cioè lo volevo alla griglia, tipo, secondo me era più buono, fosse stato bello arrostito, ma la salsa e la pasta...
questa salsa è proprio bella, besciamellosa. Poi ci sono anche un po' di condimenti, erbette, non si sa cosa sono. Formato di pasta dato, gasa di brutto. Mezzo maccheroncino. Bella cremosa. È il pollo che me la tira indietro, perché sennò questo è un gran piatto. Tra l'altro questo è il format famiglia. Perché qui in effetti, dai, tre cimanti. La pasta è un pochino scotta. Però ho seguito alla lettera l'indicazione, si vede che proprio la pasta è così. Peccato per il pollo, ma questa è una hit che mi devo segnare perché è proprio bella. Scusate tantissimo. Direi che per il pranzo ci siamo. Ora vediamo come procede la situazione, perché vedo che sono sempre più preoccupati i giornalisti in TV, che ci dicono, ecco lì che sta arrivando, vedete, sta salendo verso la Georgia e poi arriverà in South Carolina. Come potete vedere, Debbie è in arrivo, sta adesso salendo nella parte nord della Florida, per arrivare poi farà questo, eccolo qua, guardate come lo fanno vedere, qui è nella parte nord della Florida, salirà verso la Georgia e la South Carolina. Noi siamo qui in questo momento, quindi siamo nella parte periferica della cosa. Vedi, questo però è il tragitto, un po' l'area di competenza, noi siamo proprio qui. Per altre informazioni ci vediamo al prossimo aggiornamento. Allora, l'importante comunque sempre è rimanere idratati, per cui mi sono preso una Liquid Death, Buried Alive. Vediamo, non ho mai assaggiata. Questa è un'acqua, in questo caso è aromatizzata, vari gusti, ma ve l'ho già fatta vedere. Sa di lampone, mirtillo, mora, di quella roba lì, però senza zucchero. Quindi acqua gasata con quel... Ma forse un po' di zuccherino c'è, eh? Vediamo di cui zuccheri, sì, zuccheri aggiunti, infatti si sente un pochino, ma un po' buona. Bello il sapore di frutti di bosco, carino. Anche se la mia preferita rimane quella lime o quella gasata, ma vabbè. Merendina, qui in realtà la situazione non riesco a capire se sta scemando o se deve arrivare più tardi, ma nel dubbio noi siamo chiusi in hotel, mi è salita la voglia di un dolcino. E questo Fat Boy, bel biscottone, mi sembrava l'ideale. Gelato al caramello con pezzi di caramello e anacardi. Mamma mia. Adesso. È stupendo perché il biscotto è proprio tipo di impasto del cookie, qua di cronino. E poi il caramello proprio dentro... Così c'è il del cuore di caramello che una volta che lo mordi ti esplode in bocca. Un gelato meraviglioso. Avevamo già assaggiato altre volte il biscotto e mi ha venuto un sacco. Ci sono anche i coni. Probabilmente meriterebbero un assaggio. Allora, ho deciso se assaggiare anche questi Oreo al tiramisù. Adesso una versione Pins, quella sottile. Ma che odore, ma sono marci. Mamma mia. Ma cos'è? Ma so, guarda quando scalo. Ma sono marci. Sì. Ma saranno scaduti due anni fa. Ma no, ma sono una roba 7 dicembre 2024. Ma va, sono marci. Ma buttali via. Tirali su. Belli. Dai, prendiamoli. Basta, merenda finita, mi bevo un po' di acqua de kefir, peach pigna. Ecco, questo è buono. Desert Hydration, buonissimo. È tipo una roba che idrata. Buonissimo. Vado a fare un riposino e noi ci vediamo per la cena. La situazione uragano per ora è sotto controllo. Madonna, sono peggio questi Oreo che l'uragano, sono più spaventato da quelli che... Tutta l'India. Sei. La situazione in realtà si è posticipata ancora, l'arrivo dell'uragano è previsto per domani mattina, quando noi dovremmo lasciare l'hotel. Molto bene. Sono le 6, cosa facciamo? Puntino. Puntino con il mio sandwich preferito quando sono qua, che è con pepper jack, tacchino, insalata e pomodori. Questa volta per il pane mi sono lasciato convincere da questo brand che si chiama Dave's Killer Bread. È una storia di un ragazzo che è finito 15 anni in prigione
Dopodiché suo fratello ha deciso di dargli una seconda chance, diciamo, nella panetteria di fiducia, e da lì hanno costruito questo brand che fa pane e vendono in tutti i supermercati più grandi del mondo. Una storia bella, devo dire. Le parole sono: Dave's Killer Bread is built on the belief that everyone is capable of greatness. What began as one man's journey has turned into so much more. Today, all of the employees at our Oregon bakery have a criminal background. We have witnessed firsthand how stable employment sparks personal transformation. Quindi, non so se da noi sì, ci sono delle storie da un po' simili, però nella grande distribuzione trovare un brand di un ragazzo che è stato in carcere, che proprio mettere questa cosa così sotto gli occhi di tutti, non so se è una storia che da noi funzionerebbe. Qui funziona, a quanto pare. Tra l'altro sto pane è spettacolare, ci sono più versioni. Questo è il Power Seed, quindi con un sacco praticamente di semi. Tanto è tagliato sottile, che non mi dispiace, perché la fettina è piccola e adatto a uno snacchino. Partiamo al pomodoro, eh? Mi raccomando, ragazzi, per i pomodori sempre usare la lama a seghetto, perché il pomodoro, con la sua acidità, con la sua... vi rovina la lama, se usate un coltello liscio. Due foglioni di sale. Questo spinacino fresco, eh? Un formaggio Monterey, pimpato con jalapeno, peperoncino, eccetera, eccetera. Questo, tra l'altro, ho preso una versione a fetta spessa. Che bello, però. Tacchino, allora, tacchino, ce n'è una marea. Di solito prendo quelli affumicati, miele. Oggi ho voluto prendere questo. La particolarità è che è praticamente rabbato con del pepe nero, vedi? Vedendo un po' di spiciness. Questa, la Dukes, è una maionese tipica della Virginia. Mi gasa un botto che ha questo oggetto enorme. Va che sandwichino. Non vorrete mangiarlo intero, ragazzi. Mia cara Debbie, io sono qui che ti aspetto. Non si scalda mai il sandwich. Vabbè. Andiamo a fare un aggiornamento rapido. Guardate un po'. No, poi ci sta dicendo. Sì. Beh, è salito, eh. Stanno parlando di Savannah, che è in Georgia. Quindi si sta spostando nella zona più a nord. Eccolo lì. In teoria dicono che l'allarme per Charleston è per domani mattina. Siamo bloccati qui. Lo scopriamo domani. Noi ci vediamo a cena, però. Ci sono le polpette. Ma c'è stato il tornado? Tornado South Carolina. Qua dove siamo noi? Allora, la situazione inizia a farsi un po' più preoccupante. Probabilmente domani mattina ci sarà un'allerta più grave, quindi capiremo cosa fare. Ora, fortunatamente siamo in un hotel. Ragazzi, mi raccomando, adesso noi stiamo facendo questo video, ma mi raccomando, se siete in una situazione del genere, che siete negli Stati Uniti o in qualsiasi altro posto, seguite sempre quello che vi dicono. A noi hanno suggerito di non uscire e così abbiamo fatto. Probabilmente se domani mattina le condizioni saranno non perfette, la prolungheremo di una notte. In tutto ciò è ora di cena, per cui iniziamo. Mashed potatoes e meatballs. Quindi iniziamo dal pure. 7 minuti. Ma sono diventato il king. Vi faccio vedere anche le polpette. Meatball marinara slide. Queste sono già delle polpette con un sugo alla marinara. Vediamo quanto ci vuole. Microwave 6 minuti e mezzo. Poi dice di girarle. Slit film to vacuum. Qua va tagliato invece. Girato. Vabbè, faremo a caso, non so. Un profumo di aglio, anche di limone, ma ti dicevo che era zesti questa roba di sauce. Poi la mischiatina. Il finocchio. Ma le nostre polpette sono già belle sbollecchianti. E impiattiamo che abbiamo fatto scelto. Eppure è pronto. Ah, che roba! Diciamo di tutto, ma non che... è brutto.
Guarda, ci metto anche due fettine di pane qui. Ma che piatto! Allora, il purè è l'unica cosa che ho sentito un pochino insipido, però secondo me con tutta questa salsa marinata che ci abbiamo messo sopra, un po' di una polpetta, vediamo. Peccato che c'è proprio l'effetto carne cruda. Però la salsa marinara in realtà me l'aspettavo che spingesse di più, e invece ci sta. Sì, ha un po' quel retrogusto di finocchio che qua è tipico. Quando prendi le robe italiane c'è sto finocchietto di retrogusto che sembra che, non so, mangiamo la finocchiona tutti i giorni. Secondo me non è male. Mi è un po' strana la consistenza della polpetta, però nel complesso se prendi una bella forchettata, una polpettone, tanto sugo, molto soddisfacente. Ci volevano due spinaccini, due piselli, due fagiolini in contorno. Sì, un po' di freshness, un po' di freschezza. Due broccoli, ecco, broccoli qua, ma ammatti per i broccoli. Secondo me, anche a cena, ce la siamo cavata. Rimaniamo con la cosa che ci vediamo dopo, se stanotte dovesse succedere qualcosa che veniamo svegliati dall'uragano. Vi faccio vedere com'è andata. Domani mattina dobbiamo prendere la decisione se restare o se partire. Per cui, ci vediamo domani mattina.